Ciao, sono Paolo Marchesan, Nutritional Sport Consultant, diplomato presso il College of Naturopathic Medicine, inglese. Oggi parleremo della nutrizione per il soggetto sportivo ed in particolare di come contrastare l'ossidazione. Lo sport è benessere, tuttavia la rottura delle fibre muscolari è il segreto perché esse possano aumentare di numero. Questo fenomeno produce acidità, infiammazione e anche ossidazione. Il primo fine dello sport dovrebbe essere il benessere, per cui è opportuno ovviare a questo inconveniente. L'ossidazione si ha quando un atomo perde un elettrone e diventa un cosiddetto radicale libero. L'attività sportiva sbilancia gli equilibri organici in favore di processi che appunto promuovono l'ossidazione. È un effetto collaterale dell'allenamento in pratica che, se non è controllato, però può avere degli effetti negativi. Qui giocano un ruolo molto importante le sostanze definite antiossidanti. Si tratta di sostanze in grado di cedere un elettrone ai radicali liberi e ripristinare quindi una situazione e una condizione di equilibrio. Con lo sport aumenta l'ossidazione e per bilanciarla è necessario apportare all'organismo maggiori quantità di sostanze antiossidanti. Alcuni nutrienti svolgono quindi un'azione antiossidante molto importante. Tra di essi, quelli più comuni sono alcune vitamine, che probabilmente già conosci, la A, la C, la E, alcuni minerali come per esempio lo zinco e il selenio, alcuni enzimi, ti sarà noto il coenzima Q10, alcuni fitonutrienti, che sono quelle sostanze che danno il colore alla frutta e alla verdura, il resveratrolo, l'espedrina, le catechine, eccetera, e i grassi insaturi omega 3. Queste sono tutte sostanze che indifferentemente possono anche essere integrate all'alimentazione. L'attività sportiva quindi è ossidazione ed è utile garantire un corretto apporto di sostanze antiossidanti tramite l'alimentazione, come il pesce o come la frutta e la verdura da assumersi in momenti diversi della giornata. Spesso però i cibi da soli non riescono a garantire le corrette quantità di antiossidanti. L'integrazione alimentare può essere un'opzione da giocarsi in modo molto importante. Per garantire una funzione antiossidante è possibile quindi ricorrere ad un aiuto esterno tramite l'integrazione, per esempio con polivitaminici che contengano vitamine e sali minerali e che siano possibilmente estratti da vegetali, che dovrebbero facilmente essere letti nell'etichetta, così come anche contenere i fitonutrienti e una buona integrazione di omega 3. Abbiamo parlato della nutrizione per il soggetto sportivo. Abbiamo parlato di come contrastare il fenomeno della ossidazione. Ciao!